equiparabile a una scienza esatta. Pronto? Buongiorno, buongiorno. Sono Massimo, chiamo da Roma. Dica, signor Massimo. Volevo intervenire a proposito del vezzo che riguarda sia i giornali di Feltri, di Sallusti, ma anche i grandi giornali borghesi, compreso Il Sole 24 Ore, di definire... Mi piace questa definizione di giornale di borghesi, era da tempo che non la sentivo più, mi piace, mi riporta a tempi in cui ero più giovane. Certo. Giornali borghesi. Però, va bene, dica. Definire sinistra il PD è un grande esempio di divorzio tra le parole e le cose. Uh-huh. Il PD è il partito che, a parte che governa con la destra da 2 anni e mezzo, ma insomma ha votato la legge Fornero, è d'accordo a buttare miliardi nel fare la TAV, a comprare cacciabombardieri di finanziamento delle guerre, eccetera, eccetera. A meno che non mi si voglia dire che questi 80 euro sono una cosa di sinistra, che una elemosina in perfetto stile Achille Lauro, cioè Democrazia Cristiana pura. Mi sembra di capire che lei non è un elettore di Renzi. No, diciamo pure che mi fa orrore l'operazione che c'è intorno capito. A Renzi. Avevo comunque, concludo. Una cosa di sinistra sarebbe alzare le aliquote IRPEF sui redditi più alti e abbassarle sui redditi più bassi. Una cosa che potrebbe fare qualunque giornale, anche quelli borghesi, sarebbe bello perché sono giornali grandi, importanti, fare una verifica mettendo accanto una all'altro le tabelle delle aliquote IRPEF degli anni 70 in poi. Guardi, negli anni 70 l'aliquota più alta toccava il 71%, oggi è il 43%. Ma ancora negli anni 90 l'aliquota dei ricchi era il 53%, cioè 10 punti più alta di quella di adesso. I poveri che pagavano il 10% di IRPEF adesso hanno l'aliquota più bassa al 23%. Insomma, il divorzio tra le parole e le cose, chiamare sinistra il PD, questo PD, questa neodemocrazia cristiana, a meno che PD non voglia significare espressamente PD, partito di destra. Ma insomma, la butto lì come provocazione, è chiaro che Il Sole 24 Ore, caspita. Ma adesso però lei ha una lista che in cui può riconoscersi, no? Perché la lista Tsipras adesso viene certo. Considerata un po' una forma di rinascita, sì. No? Embrionale, di rinascita di una sinistra più radicale. Fantastico, no? Che siamo riusciti a raccogliere le firme in Val d'Aosta, perché uh-huh. Fantastico che siamo riusciti a superare la soglia di sbarramento nell'oscuramento totale della grande formazione televisiva e giornalistica. Comunque, certo, sicuramente.